Lo piazzo qua. Come ci stiamo tutti e quattro? No. Io qua. Ok, dai. Ah, è così? Com'è, raga? Dobbiamo guardare tutti di là allora? Sì. Il discorso principale di questo video sarà la crescita su YouTube. Abbiamo diversi canali. No, comunque quello che dicevo io è ho avuto un piano strategico non funzionale per a livello marketing, anche se io faccio marketing. Parli di YouTube. Per YouTube, sto parlando della piattaforma YouTube. Cosa perché? Intendi? Perché è la base del marketing è che quando vuoi iniziare un business, vuoi creare il tuo brand, devi decidere quale sia il tuo target, ok? Io avevo pensato inizialmente al target degli sperimentatori, quindi quelli che hanno in mente idee di business, idee imprenditoriali, che vogliono fare varie cose. Come noi. Esatto. E documentare quello che io faccio nella mia vita personale durante l'anno. Il percorso. Esatto. Cosa è andato storto in questo percorso? Cosa è andato storto? Che nei primi 6 mesi ho parlato unicamente di Amazon FBA, un business online che sto portando avanti. E dopodiché ho cominciato a spaziare con altri argomenti, appunto startup, marketing e così via. Ti sei trovato... E quindi non ho seguito un percorso lineare e nel momento in cui ho staccato, diciamo, il singolo argomento, ho visto proprio una decrescita del canale. Io invece ho notato un'altra cosa, anche io sono entrato con una nicchia e poi ho cercato di inserire anche altre nicchie. L'ho sempre fatto bene o male in tutti i video, di inserire sempre i vari argomenti che poi mi interessano. Il discorso è che quando inserisci una nicchia nuova, quel video bocciato. Ok. Poche visual, poche engagement, bla bla bla. Però una volta che tu hai inserito quella nicchia e la continui a portare, prima o poi le persone interessate a quella nicchia, oltre alla tua nicchia che è già inserita e già è piazzata su YouTube, piano piano ti prenderai anche le altre nicchie. Okay. Però devi perseverare, non puoi valutare in un solo video. Ok. Ma devi sempre. Io ormai sono 3 mesi, penso che ho seguito questo... Sto sperimentando molte cose su YouTube e adesso sto cercando di capire come portarlo avanti. Invece... Ma cosa fai? Analizzi più che altro le visual che fanno? Sì, a livello di visual proprio sono crollate. Okay. Ma perché questo? Ti è interessato a quell'altro? Fermi un attimo. Poi c'è anche... Scusa. Fermi un attimo, nel senso... Attenzione, perché c'è anche in gioco, in ballo, l'algoritmo di YouTube, no? Il famoso algoritmo. E cosa mi sono accorto? Che magari le persone potrebbero essere interessate ai miei argomenti, ma... Le impression, quindi le persone che vedono i miei video sulla home page, sono drasticamente crollate. Ma non è un problema di nicchia o di argomento, ma di copertina. Di tutte e due, nel senso, avendo avuto meno interazioni nel momento in cui ho cambiato subito gli argomenti, adesso magari gli iscritti non vedono neanche più i miei nuovi video. Noi abbiamo un gruppo dove parliamo su Telegram. Sì. E lui aveva notato una cosa, che quando metti la faccia in copertina è più funzionale di altre di copertina. Sì. Anche secondo me e due cose funzionano, la faccia, la freccia e la no, comunque stavo per aggiungere che se tu poi ti apri a nuove nicchie, oltre a cioè gli spettatori che hai già dentro ne integri piano piano, esatto, piano piano assorbono quello che butti dentro fuori, e magari le persone che già ti seguono per una nicchia si possono interessare quelle che sono già dentro, si possono interessare, però parliamo proprio di quelli lì però sì, poi sì. Potresti comunque potenzialmente prendere nuovi utenti perché hai portato una nuova cosa, però noto che in base alle nicchie fai visual diversi, è ovvio. Sì, quello l'ho visto. Perché anche sul mio. Ci sono argomenti fin troppo targetizzati che fai poche visual. E altri invece. Però come gestite il fatto che magari un video che parla di una cosa totalmente nuova possa deludere, tra virgolette, chi si era iscritto per cercare un certo tipo di contenuto? Devi mantenere una certa continuità, secondo me. Capita la disiscrizione. Questo qua è proprio il problema che ho io sulla crescita, perché io porto troppe nicchie. Infatti, se io porto un fai da te, 2 fai da te, 3 fai da te, la gente arriva e dice cazzo questo qua fa il fai da te, e quindi però dopo cosa faccio? Magari porto Buddy Bank, dice ma come? Adesso cosa fai? Mi parli delle banche, e quindi magari non si iscrive subito, cioè aspetta un po' e quindi la crescita magari è un pochino più lenta anche per questo. Però, Sanz, sicuramente. Però tu avevi fatto un video proprio riguardante... Io ho fatto un video dove spiegavo proprio questa cosa qui, che io proprio per natura voglio portare tante nicchie, ma non perché voglio portare tante nicchie, ma perché la nicchia, secondo me, per quanto riguarda il mio canale, è me stesso. Esatto. Tu fai... Come monto le cose, io voglio che la gente si affeziona al personaggio e non al contenuto. Ok, okay. Un po' come ha fatto Luis. Un po' come ha fatto Luis, esatto. Però posso dire, infatti ci ho riflettuto dopo aver visto il tuo video, in realtà Luis la sua nicchia ce l'ha ben chiara, perché... Ok, il personaggio, il suo montaggio, ma è comunque intrattenimento puro. Esatto. Ok, invece tu stai unendo intrattenimento Bravo. Con
anche contenuti, esatto, come fare queste cose qui. Esatto, sì, quindi sì, sì, è bello, ma allo stesso tempo incasini ancora di più le persone, perché non è solo montaggio figo, è montaggio figo e poi mi parli di ortaggi, poi mi parli di come fare la scarpiera e poi mi parli di come fare il training. Piano sto cercando di fare una piramide per arrivare a vedere cosa il pubblico accetta ed eliminare, e infatti l'orto, la fase 2 dell'orto l'anno prossimo non credo che la farò ancora, cioè farò il mio orto ma senza riprendere, diciamo. E fare un secondo canale invece dove magari cazzeggi? La questione è secondo canale. Qua si potrebbe valutare l'apertura di un secondo canale. Chi dove ci sta fai pensando, alzi la mano. Pure in inglese tra l'altro sto pensando. No, io no. No, ok. Mi piace parlare di certi argomenti, delle nicchie che mi interessano e metterli tutti sul mio canale. Ok. E già uno è... Secondo voi il fatto che abbiamo più nicchie e parliamo di più cose dipende dal fatto che oggi siamo costretti lavorativamente ad avere più competenze e dover fare più cose rispetto ai nostri genitori che magari Guarda, facciamo carriera? Per quanto riguarda la mia risposta personale, a me piace fare tantissime cose nella vita, cioè proprio spaziare su tantissime, l'orto, parlare di banche piuttosto che andare a fare le scampignate in montagna piuttosto che questo o quell'altro, e quindi proprio per le tante passioni che ho mi viene naturale portare tutte queste cose qua sul canale. Non lo faccio per un'esigenza, perché nel 2020 bisogna per forza sapere tutto, lo faccio proprio perché è una roba che a me piace spaziare su tante cose, quindi per me è così. Secondo me invece dall'altra parte nel 2020 c'è uno spaccato ancora più grande tra la scelta di due tipologie di competenze diverse. Una è quella proprio AI, diciamo, nelle risorse umane si dice una persona super specializzata in un determinato argomento, quindi un ingegnere, un informatico che sa sviluppare benissimo in un determinato software, in un determinato linguaggio. E dall'altra parte invece le persone AT, che hanno tante competenze trasversali, ce n'è una che magari è un po' più specifica, sì, però diciamo che serve per avere una visione più generale dell'insieme e poi unire invece tutte le altre risorse che sono molto specializzate in un progetto più grande. Okay, io sono un AT allora. Ok, tu sei una T e anch'io penso di essere una T, ma anzi io penso di essere solo... No, c'ho la parte di specializzazione nel marketing, nel business, però come mente mi sento ancora di più solo la I rovesciata. Io invece... Vai, la tua. No, perché ci è venuto proprio in mente la scena. Se proprio dobbiamo ragionare su lettere, io mi sento una W doppia. Perché una W doppia? Perché sono tante I messe per così. Io non so molti campi, ma quei pochi che so cerco di essere specifico. Sì. Io invece io tratto varie nicchie, però io quando ho aperto il canale io già sapevo che avrei trattato quelle nicchie. Okay. Io avevo una lista, mi ero scritto. Ma per le tue passioni o perché volevi? Passioni e obiettivi. Io unisco le mie passioni e i miei obiettivi. Cioè c'avevi già una lista tu? Sì, l'ho anche mostrato nel video, un video dell'agenda, del e ho fatto degli argomenti e sono gli argomenti che io tuttora tratto, e alcuni nuovi io già li avevo scritti lì, ma li avevo rimossi dalla mia testa. Okay. Poi quando ho ritrovato quell'agenda, siccome mi piace scrivermi tutto, e ho ritrovato quelle lì, oh cazzo, allora io già avevo in mente di parlare di questi argomenti. Ovviamente poi ho trattato anche altre cose. Però in qualche modo ti ha dato una direzione anche inconscia sull'andare lì. Sì. Penso che prima di fare una cosa, almeno io come ragiono su me stesso, perché altrimenti io sono confusionario e distratto, mi perdo. Okay. Quindi scrivermi le cose per me è una cosa fondamentale, e scrivermi il perché io stia facendo quella cosa mi dà una sorta di chiarezza. Sì. Questa cosa qui a me manca, ad esempio. Apri e ti fermi lì e dici perché sto facendo questa cosa, qual è il mio obiettivo, perché sto facendo. Ti stai disegnando la strada praticamente, io non vado a casaccio e... Vado molto istinto io. Spesso anche io, però so il motivo per cui sto facendo quella cosa. Voi fate anche altro al di fuori di YouTube. Eh sì, questo è un altro punto. Che nessuno di noi credo dedichi il 100%, 100% della no. sua giornata, delle sue risorse mentali a YouTube. O almeno YouTube no. toglie molta energia. Sì, tra pensare, scrivere, montare, registrare, pubblicare anche. Sì, con un video di 7 minuti può sembrare una strada. Anche solo avere il file già finito, lì ancora sei, non ti dico a metà, ma quasi. Manca... Quando carichi il video su YouTube c'è ulteriore lavoro. Certo, infatti la gente non pensa alla pubblicazione, che bisogna studiare magari
come mettere il titolo, come fare la copertina, quali sono le parole chiave da utilizzare, qual è il tag da inserire. Ed erano tutte cose che io sbagliavo all'inizio. Ah, ok. Tipo la copertina, il titolo, sono cose che poi capisci mano a mano. Ma pensa che solo per la copertina ci sono software che praticamente ti prendono la... Ti confrontano le copertine tipo il video. Io non lo uso, però una volta l'ho visto. Si fanno i test A-B, cioè sì, e puoi tenere 5 giorni una copertina, 5 giorni un'altra copertina. E poi ti dice quale dei due funziona meglio. Ti fa vedere argomenti simili al video che ti stai caricando, okay. E ti dice la tua copertina comparirà tra queste copertine. Secondo te è funzionale? Ah, bello, ok. Così... Non mi ricordo il software, una volta l'ho visto. Quindi... Ti dice in questa nicchia tu comparirai tra queste copertine. Secondo te la tua copertina funziona di più, funziona di meno? Confrontati. Ok. Quindi la copertina che loro stanno vedendo è quella che l'intelligenza artificiale ha scelto come esatto, migliore. In realtà sì. Esatto. Comunque... Ma è un'applicazione che metti su Chrome, tipo. Sì, l'ho vista, non mi ricordo, forse era a pagamento. Ma appena ce l'hai passano perché è una bomba. Comunque ti ricordi Michele che ti avevo scritto a te? Io avevo fatto un video su TikTok, sul mondo del TikTok. Quella rossa, come sì. Crescere su TikTok, avevo fatto una copertina anche figa, che si può dire così, sì. Neutra diciamo, però fatta bene. E dopodiché però sono andato a vedere cosa succede se qualcuno scrive come crescere su TikTok, su YouTube. E quindi ho visto tutti i miei competitor quali erano le loro copertine. E io ho provato proprio a mettere l'immagine, ho fatto una screenshot e ho messo la mia immagine della copertina che è simile alla sopra, ok? Hai fatto e ho visto esatto che non era, cioè era bella la mia copertina ma non attraeva molto l'attenzione. Sì, non dava l'impatto esatto. Che serviva per poter e l'hai cambiata. E lui quindi mi fa ma metti proprio i colori sparati, quindi alla fine ho messo vero che ti avevo passato quel canale là che era tutto rosso e giallo. Esatto, quindi ho messo lo sfondo completamente rosso di quelli là proprio rossi rossi. Guarda qua. E poi la scritta in giallo, quindi faceva anche contrasto. Come copertina, però adesso ho controllato ieri, sono in prima posizione adesso. Ma veramente? Yes. Hai visto? La copertina fa il 90% del video. Nel nostro gruppo Telegram. Però questa cosa qui, allora, c'è pro e contro, perché? Perché se tu prendi la copertina in sé stessa, come se fosse un video da solo, spara rispetto agli altri. Esatto. Però nel tuo canale, quando entri in home page, magari dà fastidio. Fa schifo la mia, sì. Quindi bisogna comunque... bilanciare. Io cerco di mantenere il mio stile sulla copertina sempre, su ogni video. Stesso font, lo stesso colore, la stessa correction. Perché voglio che quando aprono il canale ci sia una certa uniformità. Ma è una cosa che sto facendo da poco. Però in effetti è molto bello perché anche io sono iscritto al tuo canale ovviamente. E quando vedo delle scritte gialle con un bordino giallo so ti può ricordare sì, il bordino giallo lì ti caratterizza è una cosa. Io ho cercato di fare uno studio, alla fine quando fai marketing parli di brand identity, quando tu fai il tuo personal brand è una cosa simile, no? E ho ragionato quindi in secondo me quante no tu hai aggiunto no quindi volevo solo dire appunto che anche solo per la copertina magari chi è un utente normale non ci pensa, ma in realtà c'è un lavoro dietro. Noi ci mandiamo sempre le copertine, le cambiamo secondo voi professionale. C'è un lavoro... Ma infatti io volevo sapere da voi, secondo voi quanto è giusto che il titolo giusto e la copertina giusta, il famoso fenomeno clickbait?